Siamo qua invece questa volta col runner up secondo classificato Antonio Roberto, perché ho scoperto molto Claudio che Antonio è il nome, quindi ufficiale specifichiamo che in realtà ci eravamo già visti diverse volte qua. È una squadra, quella abruzzese, che sta portando nuovi talenti, ragazzi, sta andando molto bene. Raccontaci il tuo di torneo, poi parliamo anche di altro. Sì, 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 e niente, ho fatto il D1A perché avevo visto che fare la modalità accumulator, già l'ho visto al mini PT, era interessante, solo che il D1A è pessimo, cioè sono uscito comunque al decimo livello, però non ho avuto possibilità di esprimere nessun tipo di gioco, visto che ho giocato sempre da short stack e poi niente. Ho provato logicamente il D1B, non avendo la possibilità di accumulare il D1A purtroppo, perché ero uscito, e è andata inizialmente subito bene. Niente, mi ricordo uno spot in cui ho settato un 4-way, ho fatto stack e da lì piano piano accumulato in altri modi sono riuscito a salire. Sì, ho vinto tanti piatti a contest e comunque ho cercato di esprimere il miglior poker possibile e sono riuscito. Mi è andata bene un paio di showdown, un flippone, un 70-30, ho vinto, quindi sono soddisfatto, felice. Peccato per aver fatto runner up, però il buon Tiziano, sono contento per lui, quindi a posto. Sì, sicuramente meritate entrambe le posizioni, però ti ho visto cambiare un po' marcia anche verso il finale di giornata, diciamo che hai impostato tutto un altro tipo di gioco, no? Sì, 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 mi sentivo abbastanza a mio agio, ero in rush, poi alla mia sinistra avevo due giocatori abbastanza tight che al massimo flattavano, quindi ho avuto abbastanza la vita facile e aprivo tante volte dal bottone, quindi niente, loro mollavano facilmente, al massimo flat, poi ci betto, sì, 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 e mollavano il colpo, quindi sì, sono riuscito a fare stack così. Visto che c'hai un tifo sfegatato. Sì, sì, sono Marco e Bebeto che mi hanno supportato tutto. Ringraziamo i tuoi amici, ma ringraziamo anche un portafortuna a questo punto, perché ho saputo che venire su in macchina con Claudio Caffarella, cioè praticamente porta benissimo. Grande. 5 volte gli ultimi 3 Remit e 2 Shark Bay, praticamente abbiamo fatto 3 runner up, 2 volte Yoko, una volta lui ha fatto terzo, adesso io runner up. Porta bene. La passati di Caffarella è fortunata. Bisogna che compri la macchina più grande, perché presto saremo tutti ospitati. Tutti là, un autobus devi comprare. Sì, sì, sì. L'altra curiosità è che Caffarella è l'unico giocatore in Italia che abbia vinto praticamente che abbia fatto tutti i brindisi di tutti i vincitori. Sì, sì. Cioè lui dalle 9 di sera fino alle 5 è qua a brindare. Esatto, esatto, sì, sì. No, faremo anche noi dopo. Il bello sai che mi ha detto: guarda Anto, la prossima volta magari la stanza la prendo per 2 notti. Ma come per 2 notti? Se arriviamo sempre alla terza. Sempre la terza. Fatta, no, vabbè, dai, poi mettiamo l'opzione per la terza se va male qualcosa. Fatta, no. Claro, no. Fatta, no, no, porta male. Solo, porta male, no. No. Senti, adesso Antonio? Niente, adesso io continuo a giocare il mio game che è il cash, mi sto avvicinando sempre più all'MTT perché comunque mi piace, è divertente, ho iniziato con questo agli inizi come un po' tutti. Però da quando gioco cash ho migliorato tanto tecnicamente, perché conosco più, diciamo, sides, conosco più, cioè ho appreso delle skill che prima non avevo, negavo completamente. Sì, l'abbiamo detto spesse volte, tra l'altro, questa cosa qua. In realtà è vero che sono due giochi diversi, cash e MTT, però col fatto che si giocano davvero tantissime mani, alla fine riporti comunque un certo tipo di vantaggio e di esperienza. Assolutamente, assolutamente. Cioè, è normale che un giocatore cash riesca a giocare l'MTT anche non avendo skill MTT. Il contrario è un pochino più difficile, sì. Adesso andiamo, noi torniamo a brindare. Ti faccio tanti complimenti davvero intanto. Ringraziamo anche i tuoi amici, Claudio che ti ha accompagnato, e tutti voi. Grazie, grazie Antonio. Ciao.